in questo numero. L'esperto, emergenza sangue, il picco dell'influenza è il vero rischio. Sindacati, finalmente ILEA. Resta il nodo delle risorse. Allarme superbug e resistenza agli antibiotici, carni bianche e sicurezza. E ancora, i nervi del collo strappati dal casco oggi si possono ricostruire. L'ospedale minuto per minuto va in onda su Facebook. Il vero o falso di questa settimana parla di cancro del pancreas. E per concludere le news scelte per voi dalla redazione. Se la carenza di sangue registrata la scorsa settimana con oltre 2600 unità di globuli rossi mancanti negli ospedali sembra rientrata, a preoccupare gli esperti del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità è il picco di influenza annunciato nei prossimi giorni. Raffreddore e febbre potrebbero tenere a letto milioni di italiani, tra cui tanti donatori, fattori che insieme al maltempo che ha colpito molte regioni sono stati determinanti per far scattare l'allarme. Attualmente l'emergenza sangue è rientrata. La produzione e il consumo possono presentare durante l'anno dei picchi. I picchi possono essere in alto o in basso. In genere nel periodo dell'influenza, quindi gennaio-febbraio, nel periodo estivo, si può avere un picco in basso della produzione di globuli rossi. Quest'anno, complice l'influenza più virulenta, complice il maltempo, complice anche la disaffezione verso le vaccinazioni, questo picco negativo è stato assai più pronunciato. Una sacca di sangue può essere vitale per tanti pazienti. Nei paesi nel mondo industrializzato almeno il 50% del fabbisogno trasfusionale, forse anche di più, viene assorbito dai pazienti cosiddetti medici, quindi da pazienti affetti da anemie croniche, dai pazienti oncologici, dai pazienti affetti da emoglobinopatie. Mentre un'altra parte quantitativamente inferiore è assorbita dall'attività chirurgica in routine e in urgenza. Per quanto riguarda il fabbisogno di sangue, l'Italia è un paese autosufficiente, sono 1,7 milioni i donatori di sangue e nel 2015 sono state prodotte 2,5 milioni di unità di globuli rossi, sono stati trasfusi 8.500 emocomponenti al giorno e curati 635.000 pazienti. I sindacati medici accolgono con favore la firma del Premier nei giorni scorsi al decreto sui livelli essenziali di assistenza, ma sottolineano anche che il nodo delle risorse necessarie alla copertura delle prestazioni resta. La revisione dei LEA, dice ad esempio Mauro Mazzoni, coordinatore FASSID, era prevista da un patto per la salute che aveva concordato la necessità di oltre 115 miliardi per il Fondo Sanitario 2016. Siamo invece a 111 miliardi. Si pone quindi il problema della reale esigibilità dei nuovi LEA, a partire dalla definizione del fabbisogno del personale, alla fine del blocco delle assunzioni, ad una vera risposta al precariato e al rinnovo contrattuale, innovativo e con le giuste risorse, per non parlare delle diseguaglianze regionali. Dello stesso parere la segretaria confederale della CGIL, Rossana Dettori, per la quale manca una copertura finanziaria effettiva e i costi dichiarati non sono affatto certi. Dettori sostiene la necessità di un ruolo più forte a livello nazionale per l'effettiva esigibilità dei LEA, in primo luogo per rispondere ai tanti cittadini costretti a rinunciare alle cure per ragioni economiche come ticket e liste d'attesa o a cercare risposte lontano dal proprio territorio. Cresce l'allarme sul moltiplicarsi dei superbug resistenti ai farmaci e mentre si paventa il ritorno a un medioevo della medicina, un'era pre-antibiotico, l'uso di questi medicinali negli allevamenti degli animali è considerato tra le cause dell'antibiotico resistenza. Esiste in effetti la possibilità prevista da regolamenti comunitari di utilizzare trattamenti antibiotici negli animali, ma esclusivamente a scopo curativo, mai preventivo. Del totale dei farmaci venduti in zootecnia, la filiera avicola assorbe soltanto circa il 18%, però purtroppo quando si parla di fenomeno dell'antibiotico resistenza e dell'uso del farmaco si parla sempre di pollo. La filiera avicola italiana è totalmente made in Italy, è completamente integrata e questo gli consente anche di fare una serie di azioni molto efficaci nei confronti della lotta all'antibiotico resistenza. Il corretto uso degli antibiotici è confermato dai risultati del Piano Nazionale Residui, che ha lo scopo di verificare che i farmaci veterinari siano utilizzati correttamente secondo le norme nazionali e comunitarie.
non ci sono residui nella carne di pollo, non ci sono residui nelle carni, perché non è consentito per legge che ci siano residui. Il grande equivoco di fondo che bisogna sfatare è che spesso si confonde la presenza di farmaco sulla carne con la questione dell'antibiotico resistenza. Chiariamoci una volta per tutte, sulle nostre carni, qualsiasi esse siano, non ci possono essere per legge residui di antibiotico. Il settore molto responsabilmente ha deciso di fare la propria parte. Questo ci ha permesso in 3 anni, con un'opera capillare sui nostri 6.000 allevamenti avicoli italiani, di ridurre del 40% l'utilizzo del farmaco nel settore avicolo. Ma quanta carne bianca mangiano gli italiani? Secondo Una Italia, a fronte di un calo della spesa per le carni e derivati pari a meno 7,5% a valori costanti, i prodotti avicoli hanno visto aumentare tra il 2009 e il 2015 i consumi e la produzione. Le nostre carni non sono mai state così sicure come oggi. Sono molte le persone, per lo più giovani e giovanissimi, che devono la loro vita all'obbligo di indossare il casco quando si va in moto. In caso di incidente, però, può capitare che lo stesso casco possa far strappare i nervi che collegano le braccia alle vertebre cervicali, causando gravi deficit. Oggi si può intervenire con la microchirurgia ricostruttiva. Esistono dei traumi ad alta energia che producono uno strappamento dei nervi che portano la motricità e la sensibilità all'arto. Penso per esempio alle paralisi di plesso brachiale, che è un tipo di trauma caratteristico dei motociclisti. Cadendo a terra, il casco apre l'angolo tra collo e clavicola, strappando i nervi che portano il movimento e la sensibilità all'arto. Rimane un arto paralizzato, è un evento drammatico, parliamo di una popolazione di pazienti molto giovani, motociclisti, spesso minorenni, che di punto in bianco si trovano sì con la vita salvata dal casco, ma con un arto paralizzato. In quei casi è possibile eseguire interventi di microchirurgia ricostruttiva che permettono di ripristinare la continuità dei nervi strappati, quindi danno la possibilità di recuperare la funzionalità, parte della funzionalità e della sensibilità in quell'arto. C'è chi lamenta lunghe attese o ironizza sull'ennesimo pasto da ospedale che è costretto a sopportare. Chi fa la telecronaca dell'emergenza ghiaccio che il 13 gennaio ha intasato i pronto soccorso milanesi di pazienti con gambe rotte e traumi di vario genere. Chi denuncia sporcizie e degrado in corsia. Foto, video e post si susseguono a ruota libera sulle pagine dedicate alle diverse strutture sanitarie nazionali. È l'ospedale minuto per minuto e va in onda su Facebook. Su pagine non ufficiali e che non sono collegate né sostenute da persone associate con l'ospedale, si spiega sui social. Ma basta scrivere un post, una recensione pubblica e inserire come luogo la struttura sanitaria in cui ci si trova per finire nel calderone. Mettendo il nome di una qualsiasi azienda nello spazio per le ricerche si arriva a tutti i contenuti. Succede in tutta Italia. Ma in Lombardia la regione ha deciso di affrontare l'argomento, con linee guida finalizzate a promuovere una sorta di bon ton delle registrazioni a sfondo sanitario, per garantire il rispetto delle normative a tutela anche della privacy. Il tumore del pancreas colpisce in egual misura uomini e donne? È falso, perché soprattutto l'incidenza nelle donne è in costante aumento, anche molto legato all'abitudine al fumo. È vero che si può vivere anche senza pancreas? È vero, certamente non si vive bene, si diventa completamente insulino dipendenti, ma anche dipendenti dagli enzimi pancreatici per la digestione, ma se questo è il prezzo da pagare per avere una chirurgia radicale, in alcuni casi è opportuno effettuarla. Il tumore del pancreas si può curare con la chemioterapia? È falso, il tumore del pancreas non si può curare con la chemioterapia nel senso che intendiamo, nel senso della guarigione, ma certamente la chemioterapia negli ultimi anni ha aiutato ad aumentare la sopravvivenza dei nostri pazienti ed aumentare la qualità di vita dei nostri pazienti. È vero che l'immunoterapia non serve contro il tumore del pancreas? È vero, oggi le strategie immunoterapiche non funzionano contro questa patologia. È vero però che nel futuro probabilmente combinazioni di farmaci immunoterapici potranno fare la differenza anche per i nostri pazienti.
È vero che gli over 60 con un tumore del pancreas non vengono curati? È falso, non è che non vengano proprio curati, ma certamente si ha un atteggiamento molto più conservativo, quindi purtroppo spesso i pazienti di sopra i 70 anni, che non sono i nostri anziani, ricevono delle terapie per paura degli effetti collaterali non così efficaci come per i pazienti al di sotto dei 60 anni. È vero che si può guarire dal tumore del pancreas? È falso, si può guarire dal tumore del pancreas in casi estremamente selezionati ed è un percorso di cura che non può prescindere dall'andare attraverso una chirurgia assolutamente radicale e un trattamento chemioterapico adeguato. Vietato prendersela con il freddo se in questi giorni di gelo la schiena fa male e le articolazioni scricchiolano. I cosiddetti dolori di stagione non esistono. Ad assicurarlo due studi australiani, secondo i quali siamo convinti che il freddo e l'umidità scatenano o peggiorano determinati dolori e tendiamo a rammentare quelli che ci colpiscono nei giorni di maltempo, rimuovendo invece gli attacchi insorti quando il cielo è soleggiato e le temperature sono miti. Una credenza che risale al tempo degli antichi romani, spiegano gli studiosi, consolidatasi nel corso dei secoli a tal punto da indurci a selezionare inconsciamente i nostri ricordi. Considerata normalmente un organo residuale, vestigia del passato, in realtà l'appendice sarebbe una riserva di batteri benefici per l'intestino, giocando per questo un ruolo importante nel sistema immunitario. A sostenerlo una ricerca statunitense, che ha studiato l'evoluzione dell'appendice. Alcuni animali, infatti, primati inclusi, la possiedono, mentre altri, come cani e gatti, no. I ricercatori hanno così scoperto che gli animali con l'appendice hanno una maggiore concentrazione di tessuto linfoide nell'intestino. Dunque è possibile che le persone che sono state sottoposte ad appendicectomia impieghino un po' più di tempo a guarire da una malattia, specie nel caso in cui i batteri buoni dell'intestino siano fluiti fuori dal corpo. Italiani anarchici con i farmaci. Solo uno su tre segue le indicazioni del medico, un altro terzo le rispetta solo in parte e l'ultimo terzo per niente. A segnalarlo è l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna, in base ai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Promuovere un consumo più corretto dei medicinali è uno degli obiettivi del Winter Village, il campo base della salute e della prevenzione che sarà allestito a Milano dal 18 al 22 gennaio nell'area antistante a via Mario Pagano. Cervello sotto stress, cuore a rischio. Mentre in Italia i riflettori sono puntati sulle condizioni di salute del premier Paolo Gentiloni, sottoposto a un intervento chirurgico per il posizionamento di uno stent a un vaso periferico dopo un malore al rientro da Parigi, negli States un team di scienziati annuncia di aver dimostrato per la prima volta nell'uomo un legame tra l'attività di un'area del cervello sensibile allo stress, l'amigdala, e il rischio di una successiva malattia cardiovascolare. Le scoperte del team svelano anche un percorso che conduce dall'attivazione di questa struttura cerebrale a una maggiore incidenza di eventi cardiovascolari attraverso un'elevata attività del sistema immunitario. Si sta finalmente delineando il percorso. Adesso sarà compito della commissione paritetica FNOMCEO-EMPAM individuare le soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di tutti i medici e gli odontoiatri. Il presidente dell'EMPAM, Alberto Oliveti, commenta così il via libera del Senato al disegno di legge sulla responsabilità professionale degli operatori sanitari. Obiettivo della commissione è far sì che i professionisti di tutte le specialità possano accedere ad una copertura assicurativa. Il provvedimento, approvato da Palazzo Madama, tornerà ora alla Camera. Il via libera definitivo è atteso entro la fine di febbraio. Questa era la nostra ultima notizia. Per contattarci potete scrivere a salute@dncronos.com. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata.